OMG, ci sono gli International Man of the Match di Coppa America ed Europei e io li voglio tutti! IG Volte, il sito con la consegna più veloce al mondo, sicuro, velocissimo e affidabile. Passa in descrizione, clicca il link e con il codice Foolish avrai un ulteriore sconto del 6%. Hi guys, sono Foolish e bentornati in un nuovo video. Quello di oggi è un video un po' strano e vi vado a spiegare il perché. Oggi sarebbe dovuto uscire la carriera allenatore e domani il calciomercato su Sassuolo e Fiorentina. Peccato che sia abbastanza indietro con YouTube. Domani uscirà la carriera, mentre lunedì uscirà il calciomercato delle due formazioni. Tra l'altro vi invito a scrivermi qui sotto nei commenti i giocatori che seguono appunto le due squadre di Serie A. Scusate, ma questa settimana è stata per me abbastanza incasinata, perché mercoledì ho dovuto sostenere un esame e ho dovuto dare tutto me stesso nello studio. La notizia bomba più di un possibile arrivo di Higuain alla Juventus è che quell'esame è andato bene e io ho ufficialmente finito gli esami e finito di studiare. Devo solamente scrivere la tesi e poi finalmente ad ottobre mi laureerò e diventerò dottore in informatica. Sono veramente contentissimo perché dopo 3 anni e mezzo ho finalmente concluso questa università e dopo ben 18 anni il mio ciclo di studi è ufficialmente finito. Quindi scusatemi se in quest'ultimo periodo sono stato più assente del solito, ma dovevo assolutamente dare tutta la precedenza a questa cosa. Ora sono in vacanza e tutto quello che ho da fare durante la giornata è solamente portarvi dei video. Preparatevi ad un'estate bollente. Inoltre ho questa canotta ignorante perché mi sto preparando a quello che sarà il prossimo weekend. Voi ancora non lo sapete, ma abbiamo organizzato un fine settimana di un'ignoranza assurda tra noi Brailles, tra Milano e tra Bergamo, e quindi preparatevi perché il 25 luglio sarà il mio compleanno e noi tra il 23 e il 24 saremo da quelle parti e andremo a comandare col trattore in tangenziale. Ancora una volta, prima di iniziare, vi invito a passare qui sotto in descrizione per tutti i link ai canali dei Brailles e per tutti i miei social network, mettete mi piace, iscrivetevi, fate quello che volete. Siamo vicini ai 10k su Facebook e su Instagram, ci arriveremo presto? Dai! Dai, avanti, mettetelo anche voi, seguitemi sia su Facebook sia su Instagram, così potrete assistere a tutte le foto e a tutti i video veramente stupidi che faremo in quel weekend e ho paura di non tornare proprio vivo. Premetto subito che sarà difficile parlare di Higuain alla Juve senza tirare in ballo il mio essere tifoso, ma ci proverò. Stiamo parlando di un attaccante formidabile e chi mi segue da tanto tempo sa benissimo che quando c'era quel famoso confronto chi è più forte tra Tevez e Higuain, io prendevo sempre il pipita. Higuain è un altro che, ripeto, secondo me è l'attaccante migliore in Italia, il più forte di tutti, non ce n'è uno forte come Higuain in Italia e... da come la vedo io dovrebbe vincere tutti gli anni la classifica cannoniere. È incredibile come in 2 anni di Serie A non l'abbia mai vinta e si sia sempre solo avvicinato. Potrebbe essere questo l'anno giusto se iniziasse a calciare qualche rigore come sa fare lui, perché lui sa tirarli bene, se si è tolto di dosso tutta questa negatività, tutta questa pressione, tutta questa negatività psicologica che ha aleggiato su Higuain dell'anno scorso. Higuain è più forte di Cardi ed è anche lui un serio candidato alla classifica cannoniere. Quest'anno inoltre è stato il mio faro in ben 2 fantacalcio, quindi l'affetto che provo per lui è ancora maggiore. Parliamo di un giocatore in grado di battere tutti i record di marcature all time in Serie A con 36 gol in 35 partite. Gli azzurri hanno sperato fortemente nello scudetto proprio grazie a Higuain, ma il Napoli mai come quest'anno è stato Higuain dipendente. Perderlo ora sarebbe sicuramente un disastro. Ma analizziamo bene la situazione dell'argentino, prima di tutto. Gonzalo è un classe 87, il che significa che va verso i 30 anni d'età, quindi il picco massimo per la carriera. A Napoli percepisce uno stipendio di 6 milioni di euro circa e il suo contratto va in scadenza il prossimo 30 giugno. Che cosa significa questo? Significa che il Napoli ora si trova davanti a 2 scelte. O vendere ora il giocatore al prezzo più alto possibile, oppure rinnovargli il contratto. Peccato che questa seconda possibilità sia già stata scartata a priori da giocatore e agente. Che poi non è proprio così, perché il patto che è stato fatto tra Higuain e la società è stato uno: io rinnovo, ma voi abbassate la clausola, che al momento è di 94 milioni di euro. La cosa clamorosa delle ultime ore è che la Juventus sembra davvero disposta a pagare questi 94 milioni di euro al Napoli e prendere così il giocatore che avrebbe anche già dato la disponibilità al trasferimento. E quindi quello che sembrava una cosa impossibile fino a 24 ore fa, ora ha qualche possibilità in più. Il problema vero e proprio è che quella clausola di 94 milioni di euro in teoria è scaduto lo scorso 30 giugno, quindi chiunque oggi voglia prendere Higuain deve presentarsi dal Napoli e fare un'offerta. Se il Napoli dirà di no, ovviamente Higuain non dovrà muoversi. E qualche offerta interessante è già arrivata anche dall'Arsenal, con Giroud e una gran contropartita di soldi in cambio. In campagna però sono interessati anche diversi giocatori della Juventus, come Zaza, come Rugani, come Sturaro, come Pereira, con quest'ultimo
vicinissimo a vestire la casacca del club. È da qui che nasce la folle idea dei giocatori bianconeri, magari anche prendendo in considerazione l'offerta dell'Arsenal. Voi scegliete qualche contropartita tra i giocatori indicati e noi vi diamo anche del denaro. Ovviamente la cifra varierà a seconda di quali giocatori andrà a scegliere il Napoli. La Juventus è sicuramente una società forte economicamente, ma 94 milioni di euro sono molti anche per lei, considerando i 30 già spesi per Pjanic e comunque i lauti ingaggi che ci sono da pagare in questa stagione. Ora però c'è solamente una persona che sta male in tutta questa situazione, ed è Aurelio De Laurentiis. Qualunque cosa deciderà di fare, purtroppo per lui sarà sbagliata. Vendi Higuain all'estero? I tifosi saranno arrabbiati per aver perso il loro miglior giocatore. Vendi Higuain alla Juventus? I tifosi saranno arrabbiati perché Higuain è andata alla acerrima rivale di sempre. Tieni Higuain contro voglia e lo perdi a zero la prossima stagione? I tifosi ti diranno che avresti dovuto venderlo prima. Insomma, l'unico che si trova in una situazione difficile al momento è proprio lui. Io sono sempre stato di un'opinione ben delineata e ben chiara, e l'ho ribadito anche nei video di calcio a mercato, sia di Juventus sia di Napoli. Se hai un giocatore forte, devi tenerlo a qualsiasi costo. Se voglio raggiungere traguardi importanti di squadra, non posso permettermi di vendere giocatori come Higuain o come Pogba, che sia per vincere lo scudetto o che sia per provare a vincere la Champions. Quello che però cambia tutte le carte in tavola è la volontà del giocatore. Se Higuain punta i piedi e dice che vuole andare alla Juventus, il Napoli deve accontentarlo. Ovviamente se poi c'è l'offerta adeguata economicamente. Stessa cosa la Juventus con Pogba, che poi è la stessa cosa che è successa alla Roma con Pjanic. Io sono un romanticone del calcio, però purtroppo non credo più al calcio delle bandiere, perché a parte un paio di giocatori per ogni squadra, tutti gli altri sono dipendenti e sono professionisti della società. E se anche dicono di essere tifosi della vostra squadra, ragazzi, non credeteci. Se non lo dice un Totti, un De Rossi, un Marchisio o un Buffon, non credeteci. I giocatori, da che mondo è mondo, a parte pochi eletti, vanno e vengono. Io capisco che i tifosi della Roma siano amareggiati per aver perso Pjanic, o che quelli del Napoli possano essere ancora più amareggiati per i rumors di Higuain alla Juventus, ma devono anche capire che loro sono lavoratori, e quindi se ti viene proposto uno stipendio maggiore in una società che ti offre maggiori obiettivi sportivi, loro non possono fare altro che accettare. Io mi sono sentito letteralmente tradito da Vidale, lo sapete, perché dove adesso c'è Dybala una volta c'era proprio Arturo, ma capisco anche che la Juventus e il Bayern siano di un altro pianeta al momento, e quindi Vidal, quando l'anno scorso ha deciso di andare là, era perché voleva dare un ulteriore passo avanti alla sua carriera. Vi dico anche però che l'obiettivo concreto della Juve di questa stagione, l'obiettivo primario, è provare a vincere la Champions League, o almeno essere una delle candidate più serie. Non vi dico che la Juve, se prenderà Higuain, arriverà per forza in finale di Champions e la vincerà, anche perché ci sono altre squadre più preparate e perché comunque una competizione a gironi e scontri diretti va anche spesso e molto, soprattutto a fortuna. Guardate come è finito questo Euro 2016, o come la Juventus è arrivata in finale 2 anni fa. Però l'intenzione della società è provare a vincere la Champions nell'arco dei prossimi 2 anni, per dare possibilità a giocatori come Barzagli, Buffon, Evra, ormai a fine carriera, ormai a fine contratto, di vincere quello che ormai è il sogno. Per questo fatico a credere a una cessione per Pogba, una cessione per Bonucci, ma non dico che sarà possibile, ma che sono anche positivo a un eventuale arrivo di Higuain alla Juve. Incredibile, vero? Poi magari finirà tutto il contrario, ma la mia sensazione, la mia opinione, da persona che non ne sa niente, che vede tutto da fuori e ragiona, è che all'interno dello spogliatoio ci sia un tacito accordo. Ragazzi, per 2 stagioni rimaniamo tutti a Torino, diamo tutti il massimo e proviamo a vincere questa coppa. Se ci riusciamo bene, abbiamo fatto la storia, abbiamo riportato la Champions a Torino dopo tanti anni, finalmente, dopo l'Inter del 2010, dopo il Milan del 2007, anche la Juve è tornata a vincere la Champions. Se non ci riusciamo, fra 2 stagioni, ognuno prenderà la sua strada. Ma poi ripeto ancora che se Pogba e se Bonucci volessero davvero cambiare aria, la Juventus dovrà fare di tutto per accontentarli. Ma sotto questo punto di vista, la società torinese si è dimostrata molto positiva, visti gli addii di Llorente l'anno scorso svincolato per dargli la possibilità di andare dove voleva, di Tevez rimandato in Argentina, o di Pirlo, tutti giocatori che sarebbero potuti rimanere perché considerati importanti, ma che quando sono andati alla società gli hanno detto: ragazzi, noi vogliamo andare via. Gli hanno detto: va bene, non c'è problema, vi siete comportati bene, vi siete comportati da sportivi, facciamo quello che volete. Sicuramente dopo Dani Alves, Pjanic e Benatia, un arrivo di Higuain sarebbe ancora più incredibile, ma soprattutto perché ci si ritroverebbe con una squadra completa sotto ogni reparto e con una qualità incredibilmente alta. Se a Torino si vuole davvero pensare di poter alzare quella Champions, serve assolutamente un attaccante come Gonzalo Higuain. Ma ancora una volta ci tengo a precisare che fare un video del genere, toccare determinati argomenti senza far uscire la parte di tifoso che è in me, purtroppo non è affatto facile.